dobbiamo arrivarci con l'atteggiamento mentale e la condizione fisica ottimale. Dico che anche una squadra come il Benevento, che molto probabilmente mi sembra partirà dalla migliore posizione di classifica, quindi con dei vantaggi non determinanti, perché con le regole nuove, però sicuramente con dei grandi vantaggi, ma senz'altro quello che farà la differenza è la condizione fisica, ma soprattutto mentale, con cui si prepareranno questi playoff per loro e playout per noi. Noi stiamo lavorando su questo, tant'è vero che anche oggi ho avuto dei riscontri positivi sulla mia squadra, che nonostante la difficoltà dell'essere andati sotto è riuscita a non arrendersi, a reagire, a tirar fuori qualcosa anche a livello nervoso per provare a rientrare in partita, a recuperarla, addirittura forse pizzico di maliziosità in più, dico io, magari provava anche a vincere, però onestamente sarebbe stato forse tanto, forse troppo. E comunque abbiamo fatto la nostra partita nel secondo tempo con quell'atteggiamento di chi non vuole arrendersi e chi ha questa opportunità, e tant'è vero poi alla fine, alla luce dei risultati delle nostre dirette concorrenti, oggi questo è il punto d'oro. E quindi auguro onestamente al Benevento di arrivare con l'atteggiamento di chi ha raggiunto il primo step, diciamo, il primo traguardo, e deve positivamente prepararsi ai playoff. E questa sarà la volta buona, deve essere convinto di questo. È quello che dico a noi, cioè, non è che mi voglio inventare niente su suggerimenti ad altri o che cosa. Una curiosità, in Messina, sei arrivato da poche settimane, 6 settimane forse, in Messina però come rosa, questo proprio me lo chiedevo oggi, come rosa, sia dalla la prima parte di stagione, poi dopo il mercato, anche la seconda, c'ha dei nomi comunque di categoria, c'ha una rosa che sulla carta non è inferiore ad alcune compagini che le sono avanti anche di troppi punti, voglio dire. Che stagione ha avuto la tua squadra, insomma, come l'hai trovata di stagione ultima? Allora, dovrei dire a Vittorio Fiumarò, che è il mio collaboratore e ha vissuto tutte le vicende dall'inizio della stagione di questa squadra. Io sono arrivato da poco, dopo un periodo di grande difficoltà di risultati, e certamente sono andato a Messina proprio per quello che dicevate voi, che la rosa non è molto ampio onestamente, ma ci sono dei giocatori di spessore, di carattere, hanno giocato, c'è qualcuno esperto, ci sono anche dei giovani, il Zillo per esempio è un 94 oggi in campo, non è? E quindi, però io ho considerato che fosse una rosa che poteva riuscire, aveva uno spessore, diciamo, umano e caratteriale per raggiungere i playout e per salvarsi, e sono d'accordo, cioè non è una squadra che può stare in questa bassa posizione di classifica, non starà sicuramente al livello del Benevento, di quelle che parliamo onestamente del Matera, del Lecce, cioè, però forse di 3-4 squadre che stanno appena sopra avrebbe potuto esserlo tranquillamente, ma a volte le stagioni, cioè si può entrare in un tunnel e si fa fatica, quindi adesso ha ritrovato la verve e l'atteggiamento mentale è quello giusto per prepararci ai nostri spareggi. Altra cosa che ti volevo chiedere, a me non capita più di vedere in campo calciatori che sono miei coetanei. Oggi c'era un Corona che insomma è proprio un mio coetaneo fino. Cioè, vederlo sia fisicamente che atleticamente è veramente uno spettacolo per l'Italia. Che sensazione ha di allenare un giocatore che a 41 anni fa insomma ancora quello che lui fa? È un piacere, perché ha lo spirito di un ragazzo, non sembra che c'ha sulla carta d'identità quell'anno di nascita, quindi è uno che dà l'esempio, è una chioccia, e per un allenatore è un grande vantaggio avere questo tipo di giocatori esperti che mettono con umiltà la propria esperienza a disposizione degli altri, dei più giovani.
e devo dire che lui ad esempio non è che gioca sempre dall'inizio, e quando negli ultimi tempi è venuto in panchina l'ha fatto sempre col piglio giusto, senza essere così un po' svogliato come uno potrebbe pensare. E quando è entrato anche a Catanzaro 2 domeniche fa, veramente ha dato tutto, è un esempio, quindi per un allenatore è un vantaggio avere qualche giocatore di questo tipo. Va bene così? Grazie signori, grazie a tutti.